Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte del mio Let's Play a Piante contro Zombie 2, It's About Time! Nella scorsa parte abbiamo fatto i giorni dal 24 al 26 e abbiamo sbloccato la foglia d'oro. Che genera una foglia d'oro? Abbiamo scoperto che quella... Ah no, ok, si chiama zolla d'oro. Crea una zolla d'oro quando la pianti. Quelle zolle che producono soli. E in questa parte andremo avanti nel giorno 27. Vediamo quante nuove avventure ci aspettano. No, c'è questo zombie che è molto molto forte. Vi spiegherò, non so per niente come si chiama, lo chiamerò zombie col teschio. Ma ha un nome particolare ed è anche bello il suo nome, mi ricordo, ma vabbè. Allora, vabbè, la formazione sarà più o meno sempre la stessa. Allora, bocca di drago fredda, poi la pungirossa. No, prima devo prendere il clone del fiore d'oro, poi pungirossa. Poi bocca di drago fredda, poi foglia d'oro la mettiamo perché è molto molto forte. E possiamo scegliere un'altra pianta, il trifogliatore ci serve. Non c'è lo zombie Jones, quindi no. E quindi al posto del trifogliatore vorrei mettere il cocomero invernale, perché con la foglia d'oro è una combinazione eccellente. Pianta, ok. Sempre il nostro solito inizio ormai, che sarà penso così per un lungo lungo tempo. E metto subito un cocomero invernale qui, perché mi andava di farlo. Poi così, perfetto. E come al solito partiamo in modo eccellente. Giorno 27. Sono in tutto 32 nella città perduta, quindi fra 5 livelli avremo completato quest'era. È molto molto lunga, forse è una delle più lunghe. Non so il Neon Disco Mixture quanti livelli abbia, ma può essere anche che tutte le ere d'ora in poi avranno all'incirca 32 giorni. Mi sembra che la... come si chiama? La... i tempi moderni abbiano circa 33 giorni. Quindi i tempi moderni comunque sono l'era più lunga, perché ci sono un sacco di sfide boss e quindi è abbastanza lunga come era. Questo zombie è fortissimo. Può fare dei raggi all'improvviso e distruggerci i nostri zombie. Ah, ci sono gli zombie Jones. Non si vedevano nel preview degli zombie. Non ho portato il trifogliatore, quindi non posso schiacciarlo come se nulla fosse. No, perché sta laggando così tanto? Zombie Jones, vattene. Ok. Non laggare, piante contro zombie, ti prego. Almeno tu non laggare. Ok. È perché ci sono troppi troppi zombie. Non lo so, dovrei controllare il tablet. Magari sta succedendo qualcosa che lo rallenta. Ma vabbè. Ecco, avete visto, questo zombie col teschio ha fatto un raggio fortissimo. Ma noi abbiamo i nostri cocomeri invernali, quindi io sono abbastanza tranquillo. Basta riuscirne a mettere una fila e non dovrebbero riuscire a passare gli zombie. Smettila di fare questo raggio. Vai, foglia d'oro. E vorrei mettere un'altra bocca di drago fredda, perfetto. Dovete cercare di non fare assorbire i soli a questi zombie col teschio, perché grazie ai soli che riescono a fare questi raggi fortissimi. Vedete, quando i soli diventano blu è perché stanno subendo il loro effetto. Ok, qui. Dai, perché c'è questa concentrazione di zombie qua. Morite. Perfetto, morite anche qua. Smettila di laggare. Scusate per tutto questo lag, dovrò controllare cosa sta succedendo, ma farò quel che posso per risolverlo nella prossima parte. Ormai per questa parte penso che vada avanti così. Oppure se riesco a risolvere entro questa parte faccio un taglio e... vabbè. Così, poi il clone non è ancora attivo. Mettiamo la foglia d'oro qua. Come vi ho già detto, cercate di mettere le foglie d'oro nelle prime file, perché siete più protetti dalle tende. E ultimo cocomero invernale, ok. Perfetto, ok, sono molto tranquillo. Dovremmo avercela fatta a superare questo giorno.
Non dovrebbero essere in grado gli zombie di sconfiggere questa armata come ce l'ho io al momento. L'armata di piante. Fa sempre bello pensare che lottiamo usando le piante. Come si suol dire, il green power. Dai. Gli zombie Indiana Jones però mangiano le nostre bocche di drago fredde e sono dei maledettissimi maleducati. Orda finale. Sì, di nuovo, siamo in un'altra orda finale. Due gemme contemporaneamente, sì. Stupidi zombie col teschio. Ok. Obiettivo sbloccato, cosa? Piante oro, ok, faccio così per svelocizzarci molto la vita. E morite perché il potere del cocomero invernale non sarà uno dei poteri migliori, ma fa un sacco di danni agli zombie. Vedete, sono tutti molto molto danneggiati. Il problema è che non distrugge quasi nessuno zombie contemporaneamente. Gli zombie secchione non riesce a sconfiggerli. Per esempio. Ho detto contemporaneamente, volevo dire completamente. Non riesce a sconfiggere quasi nessuno zombie completamente. Ok, basta. Di ripetere questo concetto. E prendiamoci la nostra borsa di monete. Che non mi interessa più di tanto, ma ce l'abbiamo, quindi prendiamola. Sarebbe da stupidi non farlo. Penso non si può neanche continuare nel gioco se non prendiamo il premio finale. Ok, scusate per questo taglio. Livello successivo. Vediamo il giorno 28. Che spero. No, ci sono di nuovo le trappole. Questi giorni sono difficili. Pronti partenza pianta. Non possiamo di nuovo scegliere le nostre piante, ma abbiamo i girasoli, la pungirossa, la cappa e la dahlia. E la Lattuga Iceberg. Ok. Cerchiamo di sfruttare al meglio le trappole, perché alla fine sono quelle che ci aiutano a sconfiggere gli zombie. Arriva subito la prima fila di zombie. Non posso neanche rallentarli perché altrimenti poi la trappola non avrebbe effetto su tutti contemporaneamente. E vi ricordo di attivare le trappole un po' prima che arrivano gli zombie. Ma comunque ripeto anche che sono facilissimi questi giorni con le trappole. Sono veramente troppo facili. Faccio così, dai. Arriva un super macigno che distrugge tutti. No! Ci sono. Devo fare qualcosa così. Così, dai, ce la posso fare. Sì, ce l'ho fatta, ok. Dobbiamo stare molto, molto, molto attenti. Così. Vai, macigno. Bravissimo, macigno. Sei il mio migliore amico. Pioggia di paracaduti. Così. E così, e così. Perfetto. Pungirossa anche qua. Le pungirosse messe in questi punti servono solo a sfoltire un po' la vita degli zombie. Non so come dire, ma quello è il concetto. No, stanno arrivando un sacco di tende, ma non posso bloccarle tutte. Ok, purtroppo sono riuscito a piantare alcune tende, ma le possiamo distruggere in questo modo alcune. E le pungi rosse faranno. Ma non si distruggono? No! Con il potere del fuoco. Aiuto. Va bene, abbiamo perso due file, non fa niente. Voglio vedere se così si distruggono questi zombie. No! I zombie con la libellula non si distruggono col fuoco, maledetti. Vabbè, non fa niente. Non sapevo questa cosa, almeno non me la ricordavo. Per niente. E vabbè. Come vedete le tende sono i problemi più fastidiosi della città perduta. Non dico le cose più difficili da superare perché non sono difficili questi giorni. Parliamoci chiaramente. Ok, dobbiamo stare molto attenti a posizionare adesso la dahlia al momento giusto. Ora. Dai, 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 dai. Perfetto. Adesso dobbiamo posizionare correttamente la Lattuga Iceberg. Ed è ora. Ok, intanto distruggiamo un po' di zombie. Facchini maledettissimi. Ok, sta arrivando una gigantesca. Siamo all'orda finale. Va bene. Abbiamo un sacco di soldi, non me ne ero neanche accorto.
Vabbè, questi zombie si distruggono da soli in pratica. Perché camminando sulle trappole gli zombie stessi attiveranno le trappole, quindi peggio per loro. Ok. Metto qui un'altra pungirossa e va bene. Adesso dobbiamo solo distruggere questa tenda. Quindi così. Quindi così e quindi così. Dovremmo avercela fatta. Va bene, vai via, zombie segnaletico tendato. Perché è uscito dalla tenda, non per altro. Va bene. In questo regalo c'è... Vediamo, vediamo, vediamo. Sono curioso come... una persona curiosa. Gragnuola di neve per uno. Non c'è un costume alternativo, va bene. Il giorno 29 sarà un altro giorno strano. No, già sta laggando questo giorno, ecco. Ma forse dipende dai giorni in sé, non lo so. Però è un giorno normale, giusto? Sì. Allora, va bene, partiamo dal fondo questa volta. Fiore d'oro, clone. Poi, girasoli gemelli. Ninfea guerriera. Vorrei mettere il lancia banane. Poi pungi rossa. Foglia d'oro. E non possiamo mettere nient'altro. Ma gli zombie Jones ci sono? Non si vedono. Anche se ci sono non si vedono. Si dovrebbe vedere quantomeno il cappello. Però non dovrebbero esserci. Ma perché sto mettendo le pungi rosse? Potrei mettere qualche altra pianta, però per il momento andiamo. Le metto più che altro per gli zombie principessa, che possono essere molto molto fastidiosi. 975. Adesso. Quindi mettiamo intanto le pungi rosse e i lanciabanane. Un lanciabanane, non i lanciabanane. Ok. E intanto anche una bocca di drago fredda, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Vabbè, velocizziamo, perché sta già durando tanto per colpa del lag questa parte. E questo sarà l'ultimo giorno di questa parte, quindi... uffa. Mi sarebbe piaciuto continuare di più, ma non ho tempo, quindi vabbè. Facciamo quel che possiamo. Ok, possiamo usare subito il lanciabanane su questa principessa. E sta arrivando una gigantesca orda di zombie, va bene. Dai, lancia, usa il potere del lanciabanane, morite! Ok, non mi ero reso conto che fossimo... No, muori, zombie segnaletico. Ok, perfetto, bravissimo il lanciabanane, che è sempre affidabile. È una bella pianta il lanciabanane. Ok, così. Bocca di drago fredda, perfetta. Un altro lanciabanane. Qua. Ovviamente, come avete visto, il lanciabanane, anche se è una pianta catapulta, non sarà bloccata dall'ombrello della principessa zombie. Così. Dovremmo mettere però qualche pungirossa. Ne abbiamo messe pochissime. Distruggiamo gli zombie livellula, maledetti. Perfetto. Pungirossa qui. Foglia d'oro qui. E spariamo qui. Siamo già alla seconda orda, perfetto. Con il lanciabanane non c'è problema. Mi piace anche riutilizzare vecchie piante che per vari motivi stiamo lasciando da parte, come appunto era il cocomero invernale, come il lanciabanane. Anche se il cocomero invernale io lo utilizzerò sempre, perché è forse la pianta più forte in assoluto secondo me, ma in quest'era ho utilizzato più che altro le piante di quest'era, quindi l'ho dovuto lasciare di parte per forza, perché non appartiene a quest'era. Un ragionamento molto molto semplice.
Ok, adesso sta arrivando lo zombie. No, avete visto? Lo zombie orco gigante neanche lo considera la ninfa guerriera, non la considera nemmeno. Ok, scusate se se ne va l'audio ogni tanto, ma ci sono vari rumori in casa, purtroppo non ci posso fare niente, non dipende da me. E va bene, siamo giunti alla fine di questo giorno. E morite zombie giganti, per favore, siete molto forti, ma se moriste mi fareste un piacere enorme. Ok, ce l'abbiamo fatta a finire anche il giorno 29 e ci vediamo nella prossima parte di Piante contro Zombie 2 It's About Time, in cui concluderemo la città perduta. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. La domanda di questa parte, vero, non l'ho fatta? Me ne ricordo sempre all'ultimo. Comunque, qual è la pianta che utilizzate di più? Quindi non la vostra preferita, ma la pianta che per vari motivi vi ritrovate sempre a utilizzarla. Ovviamente esclusi i girasoli, perché sarebbe una risposta abbastanza ovvia. E quindi appunto commentate nei commenti. Non nei non commenti. Basta, spero che vi piaccia.